Il termine cicciottelle, utilizzato da un noto quotidiano sportivo per raccontare l'impresa olimpica dell'Italia nel tiro al volo, il labiale ripreso dalle telecamere, il labiale che fece scandalo, usato dall'allenatore del Napoli Sarri nei confronti di Roberto Mancini. Sono tanti i casi in cui il fenomeno dell'omofobia è emerso prepotente nei programmi TV e nei giornali italiani, in particolare in quelli che si occupano di sport. Una situazione non più tollerabile, spiegano gli organizzatori del seminario Sport e Omofobia, linguaggio giornalistico e pregiudizi da affrontare, che si è svolto a Napoli su impulso del Centro Sinapsi della Federico II e della WISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, rappresentati dal professor Paolo Valerio e dalla responsabile nazionale politiche di genere Manuela Clessé. Un appuntamento per noi importante che svolgiamo qui a Napoli come WISP insieme al Centro Sinapsi e alla facoltà appunto e all'Università qui di Napoli della Federico II per ragionare insieme quali sono appunto determinati comportamenti e termini. L'evento, che aveva anche carattere di aggiornamento professionale per tanti giornalisti napoletani, ha visto anche la presenza del presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Parte da Napoli, proprio sull'esempio della carta di Roma, di realizzare una carta che contenga anche un glossario sulla terminologia corretta in tema. Un bel segnale, spiega il presidente di Arcigay Napoli, Antonello Sannino, sarebbe la partecipazione della squadra di calcio al prossimo Gay Pride. In Olanda la nazionale di calcio partecipa al Pride, il Liverpool partecipa al Pride di Londra e ora che anche le nostre squadre, magari anche il Napoli Calcio, un messaggio anche a De Laurentiis, partecipano al Pride con lo standard.